Stereo 5 TV presenta L'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi venerdì 24 novembre 2023, buongiorno ai nostri telespettatori. La Chiesa ci ricorda di festeggiare il Cristo Re e Santa Flora, auguri. A Roma il sole è sorto alle 7.11 e tramonta alle 16.43 ora solare, a Milano alle 7.35 e tramonta alle 16.44, luna che tramonta alle 3.37 per levarsi alle 14.58. Proverbio di oggi: per un punto Martin perse la cappa. Andiamo ad accadere nel 1642, Albert Tasman diventa il primo europeo a scoprire la terra di Van Diemen, in seguito ribattezzata Tasmania. Il 24 novembre del 1826 nasce a Firenze Carlo Lorenzini, alias Carlo Collodi, autore delle avventure di Pinocchio, storia di un burattino. Nel 1859 il naturalista britannico Charles Darwin pubblica il libro che sostiene che gli organismi si sono evoluti attraverso la selezione naturale. Nel 63, assassinio di John Fitzgerald Kennedy, il presunto assassino viene ucciso a colpi di pistola a Dallas in diretta televisiva. Nel 69 l'Apollo 12 ammara nell'Oceano Pacifico, ponendo fine alla seconda missione dell'uomo sulla Luna. Nel 1998 America Online annuncia che acquisterà Netscape Communication. Il 24 novembre del 2014 lo Zibibbo di Pantelleria viene inserito nella lista dei patrimoni dell'umanità. Sono nati oggi Vanessa Incontrada, presentatrice, Paola Cortellesi, comica, Lorenzo Flaherty, attore, e Katia Noventa, presentatrice. Ci lascia in questa giornata del 1991 Freddie Mercury, cantante, compositore e musicista, fondatore e leader dei Queen. Lo sceneggiatore è un tale che attacca il padrone dove vuole l'assino, lo dice Ennio Flaiano. Con questo è tutto, finisce il nostro almanacco, grazie per averci guardati anche oggi, appuntamento a domani e ciao. L'almanacco torna domani.